A tutti voi benvenuti a Justice TG Week. Vediamo insieme i titoli più importanti di questa settimana. Alfonso Quaranta è stato eletto il nuovo presidente della Corte Costituzionale, resterà in carica fino al 27 gennaio 2013. Sarà il 35esimo presidente della Consulta, cui è arrivato nel 2004, eletto dal Consiglio di Stato. Come preannunciato nei giorni scorsi, Quaranta ha avuto la meglio sia su Paolo Maddalena, proveniente dalla Corte dei Conti, che su Alfio Finocchiaro, scelto dalla Cassazione. Entrambi sono stati nominati vicepresidenti della Consulta. E a proposito di Corte Costituzionale, attraverso una deliberazione della Giunta di Governo dello scorso 13 maggio, la Regione Sicilia ha presentato ricorso alla Consulta per impugnare alcuni articoli del decreto sul federalismo fiscale municipale. Ce ne parla Laura Di Stefano. La Regione siciliana ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale per impugnare il decreto sul federalismo fiscale municipale. La decisione è stata resa ufficiale attraverso una deliberazione della Giunta di Governo del 13 maggio scorso, dove si evidenzia alla Consulta che la Sicilia aveva già mostrato la propria contrarietà al decreto in sede di conferenza Stato-Regioni. Il governo siciliano ritiene gli articoli 2 e 14 lesivi delle prerogative statutarie regionali ed in particolare dell'autonomia finanziaria sancita dagli articoli 36 e 37 dello Statuto Autonomistico Siciliano. L'articolo 2 riscrive la distribuzione dei tributi tra Stato ed enti territoriali, mentre l'articolo 14 precisa l'ambito di applicazione del nuovo fisco dei sindaci e le modalità per introdurlo anche nelle regioni a statuto speciale. Il ricorso fa riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale numero 201 del 2010, che si è già espressa sulla questione di legittimità di alcuni articoli della stessa legge 42, proprio su istanza della stessa regione siciliana. Nella circostanza, la Consulta aveva stabilito che gli unici principi della delega sul federalismo fiscale applicabili alle regioni a statuto speciale e alle province autonome sono quelli contenuti negli articoli 15, 22 e 27. Il ricorso della regione siciliana evidenzia che l'applicazione di queste norme anche alla Sicilia provocherebbe la sottrazione di risorse proprie della regione, quantificabili in circa 700 milioni di euro, provocando un notevole squilibrio finanziario che, scrive in una nota l'assessorato regionale all'economia, potrebbe pregiudicare la possibilità di esercitare le funzioni proprio per carenza di risorse finanziarie. Il ricorso si conclude evidenziando che anche un eventuale maggiore introito per le finanze regionali derivante dalle nuove norme sul federalismo municipale non sono ad oggi stimabili nel loro complesso, anche perché la scelta di optare per i nuovi tipi di tassazione previsti è riservata al contribuente. Sono entrate in vigore le nuove norme relative al credito al consumo. Le novità nell'intervista che Laura Muzzi ha realizzato a Leonardo Pini, consulente Movimento Difesa del Cittadino, associazione che per dare supporto e informazione ai cittadini sui loro diritti ha istituito un numero verde e messo a disposizione una guida pratica. È entrato in vigore il decreto legislativo 141 del 2010 sul credito al consumo. Cerchiamo di capire le nuove norme con Leonardo Pini, consulente del Movimento Difesa del Cittadino, associazione che per dare supporto e informazione ai cittadini sui loro diritti ha istituito un numero verde e messo a disposizione una guida pratica. Le novità promulgate con questo decreto possono essere sintetizzate in 9 punti e riguardano in particolar modo la trasparenza. Per esempio, gli annunci pubblicitari, in quanto tali, dovranno contenere messaggi chiari e facilmente comprensibili. In essi nulla potrà avere più risalto del TAEG, il tasso annuo effettivo globale, l'indicatore sintetico di costo che in percentuale esprime il costo totale di un finanziamento. Il TAEG dovrà contenere tutte le spese, compreso il costo delle polizze assicurative, quindi non sarà più possibile escludere dal TAEG il costo della polizza assicurativa offerta al consumatore. Altro punto molto importante è il diritto di recesso entro 14 giorni, che non prevede esborsi o penali aggiuntive al consumatore. L'introduzione di un nuovo modulo informativo, anche questa è una novità molto importante, denominata Informazioni europee di base sul credito ai consumatori. In esso dovranno essere riportati tutti gli oneri e le spese previste nel contratto di finanziamento, dando la possibilità al consumatore così di confrontare le varie offerte sul mercato.
Altro punto importante è lo ius variandi o variazione unilaterale delle condizioni contrattuali, prevista ma solo se sottoscritta dal cliente nel contratto. Comunque sia, qualsiasi variazione o modifica non sarà possibile se introduce condizioni ex novo. Maggiori obblighi stringenti per mediatori e agenti in attività finanziarie. Le società finanziarie risponderanno in solido dei danni causati dai propri agenti. A tutela del consumatore, inoltre, viene introdotto un nuovo organismo rappresentativo delle associazioni di categoria al quale dovranno essere iscritti comunque sia tutti gli agenti e i mediatori, creditizi. Sarà un albo professionale, presso la Banca d'Italia. Altro punto, fondamentale, è un obbligo per la banca di comunicare al consumatore l'invio presso i SIC. Sistema di informazioni creditizie di notizie negative relative ad eventuali rate morose. Questi in sintesi sono i punti fondamentali introdotti al nuovo decreto, entrato definitivamente a regime dal 1 giugno. E parliamo di sistema pensionistico per i legali. Una sentenza della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sulle modalità di calcolo della pensione per gli avvocati, stabilendo che anche gli anni di inattività del professionista fanno media ai fini pensionistici. Ce ne parla Milena Manicone. Per il calcolo della pensione degli avvocati bisogna considerare anche gli anni in cui il professionista non ha lavorato. Così ha stabilito la sentenza della Corte di Cassazione numero 12.136 del 2011, affermando che nel computo delle dichiarazioni IRPEF degli ultimi 15 anni di attività forense è necessario considerare anche gli anni di inattività. La Suprema Corte, confermando quanto già stabilito in una sentenza della Corte d'Appello di Roma, ha rifiutato il ricorso presentato da un avvocato. Il ricorrente, infatti, interpretando la legge sulla riforma del sistema previdenziale forense numero 576 del 1980, sosteneva che gli anni da considerare ai fini del calcolo della pensione devono essere quelli in cui l'avente diritto è stato effettivamente iscritto all'albo professionale e ha versato i contributi alla Cassa Nazionale Forense, l'ente di previdenza degli avvocati. Il legale, che dal 1981 al 1988 si era cancellato dalla cassa, non versando quindi nessun contributo, non accettava il criterio che era stato utilizzato per la liquidazione della pensione, dal momento che, tenendo conto degli anni in cui non era stato iscritto, il trattamento pensionistico accordatogli si era ridotto al minimo. I giudici di Piazza Cavour hanno affermato che la norma numero 576 del 1980, contestata dal ricorrente, non lascia spazio a nessun dubbio di interpretazione. Infatti, stabilisce che la pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni d'età, dopo almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla cassa forense. Inoltre precisa che la pensione è pari per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione all'1,75% della media dei più elevati 10 redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultanti dalle dichiarazioni relative ai 15 anni solari anteriori alla maturazione del diritto alla pensione. Nella legge, hanno precisato gli Ermellini, non si può stabilire nessun collegamento tra le dichiarazioni dei redditi relativi ai 15 anni solari precedenti alle pensioni e gli anni di effettiva iscrizione e contribuzione. Pertanto, la Corte ha ritenuto che i dubbi di costituzionalità sollevati dal ricorrente sono infondati e il ricorso è stato respinto. Immigrazione, CGIL, Inca e Federconsumatori hanno avviato una class action contro l'amministrazione pubblica. Al centro dell'azione collettiva le norme sui ricongiungimenti familiari, la correttezza nei procedimenti amministrativi, la concessione della cittadinanza italiana nei tempi previsti dalla legge. Ma vediamo i dettagli nel servizio di Ivano Stapciuk. Una class action per 63 immigrati, indetta da CGIL, Inca e Federconsumatori contro un'amministrazione pubblica per chiedere correttezza nelle procedure di ricongiungimento familiare, nei procedimenti amministrativi, nella concessione della cittadinanza italiana entro i termini previsti dalla legge e nel riconoscimento dello status di lungo soggiornante. In particolar modo, la class action riguarda il diritto di cittadinanza che spesso supera di gran lunga il tempo di attesa dei 2 anni che sono
sono previsti normalmente dalla legge. A presentare l'iniziativa in prima istanza, come dicevamo, la CGIL, che ha coinvolto anche Federconsumatori e Inca, il patronato del sindacato. L'idea nasce da anni di esperienza sul campo, poiché, come hanno dichiarato in una conferenza stampa sia il CGIL sia il patronato, i due enti hanno avuto modo di entrare in contatto con decine di migliaia di immigrati che avevano la necessità di assistenza e di tutela nei loro rapporti con la pubblica amministrazione, sia per le pratiche di rinnovo di rilascio del permesso di soggiorno, sia per quanto riguarda le procedure di regolarizzazione della posizione lavorativa e nelle richieste di ricongiungimento familiare. Una seconda class action, invece, riguarda il riconoscimento dei permessi di soggiorno per i lungo soggiornanti e riguarda circa 10 lavoratori stranieri e le loro famiglie. Vera Lamonica, segretario federale della CGIL, ha dichiarato che l'idea della class action nasce dall'esigenza di rendere collettiva la battaglia per il rispetto dei diritti individuali essenziali. I legali promotori hanno anche ribadito che bisogna fare attenzione a non confondere la class action di mercato, quella per esempio dei risparmiatori truffati della Parmalat, con la class action contro la pubblica amministrazione, poiché si tratta di una class action contro le inefficienze dell'amministrazione pubblica, che viene accusata di non aver applicato come si dovrebbe le regole per il rispetto dei diritti degli immigrati. Nelle intenzioni del sindacato, questa è una class action pilota che prende spunto da storie individuali, ma che poi è rivolta a tutti quei migranti che potrebbero trovarsi nelle stesse situazioni. Però non è neppure escluso, dice ancora Vera Lamonica, che oltre a ricorrere ad azioni collettive si possa adire poi a vie legali per ottenere eventuali risarcimenti per i danni subiti. Una ricerca dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha accertato che i campi elettromagnetici dei cellulari sono potenzialmente dannosi, dando così ragione ad una sentenza del Tribunale di Brescia che aveva riconosciuto l'80% di invalidità ad un manager afflitto da neoplasia. I dettagli ce li dice Giovanni Pizzocolo. L'uso dei telefoni cellulari e di altri apparati di comunicazione wireless potrebbe causare il cancro negli esseri umani. A dirlo è l'Agenzia Internazionale per la Ricerca contro i Tumori, organismo di consulenza specializzato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il rischio accertato riguarda in generale i campi elettromagnetici di radiofrequenza e include i telefoni portatili. La ricerca è la conferma scientifica di quanto già aveva stabilito la Corte d'Appello di Brescia, che aveva condannato l'INAIL a riconoscere a un manager una rendita pari all'80% di invalidità come risarcimento per lo sviluppo di due neoplasie, dopo che, per 12 anni, dal 1991 al 2003, aveva utilizzato il telefono cellulare e il cordless per una media di 5-6 ore al giorno. La difesa dell'INAIL, invece, si basava su uno studio datato 2000 dell'OMS, che secondo la Corte non teneva però conto dell'uso più recente, ben più massiccio e diffuso, di tali dispositivi. A 10 anni di distanza dalla prima ricerca, ora l'OMS invalida così parte della controtesi della difesa, definendo i campi elettromagnetici dei cellulari come possibilmente cancerogeni, classificandoli al livello 2B, uno dei 5 livelli di pericolosità dei prodotti che possono provocare lo sviluppo di tumori. Intanto il Codacons ha già annunciato una class action, sostenendo che già da tempo l'ufficio legale, sulla base delle conoscenze acquisite, aveva avviato uno studio sulla fattibilità di un'azione legale. Inoltre, chiede al Ministero della Salute di obbligare i produttori di apparecchi telefonici ad apporre sui cellulari avvertenze circa possibili pericoli per la salute, al pari di quanto già avviene per i pacchetti di sigarette. Disservizi Poste, un guasto alla piattaforma informatica, paralizzato numerosi uffici postali presenti in diverse regioni d'Italia. A questo proposito abbiamo intervistato Rosario Trefiletti, presidente Federconsumatori nel servizio di Milena Manicone. Non è accettabile. Così Gianluigi Magri, commissario Agicom, ha commentato il guasto del sistema informatico di Poste Italiane, che ormai da giorni sta paralizzando l'attività di numerosi sportelli. Il blocco dei terminali ha interessato gli uffici postali presenti in varie zone d'Italia, dove i cittadini non hanno potuto effettuare nessuna operazione, come pagare le bollette o prelevare la pensione. Immediata è stata la denuncia delle associazioni dei consumatori, che si sono mobilitate per chiedere a Poste Italiane il
rimborso dei danni causati dai disservizi, come ci ha spiegato Rosario Trefiletti, presidente di Federconsumatori. Quali azioni avete intrapreso per tutelare i cittadini che hanno subito dei danni? Beh, quella fondamentale innanzitutto di denuncia. Naturalmente informando chi di dovere, i responsabili delle poste, che non solo si trattava di una cosa assolutamente incredibile che non avrebbe dovuto esserci, ma che dovevano essere poi coinvolti in risarcimenti dei danni che questi incidenti hanno provocato ai cittadini. E quindi abbiamo chiesto immediatamente il tavolo di apertura di un confronto, utilizzando anche il sistema di conciliazione che è già esistente alle poste, per verificare con loro tutte le modalità dei risarcimenti che devono essere messi in campo. Quindi adesso cosa devono fare i cittadini che hanno avuto dei disagi a causa di questi disservizi? I cittadini che hanno avuto dei disagi informino nelle varie sedi delle associazioni dei consumatori, non dimentichiamo che la nostra è una sede molto articolata sul territorio, di portare alle nostre sedi le denunce, ma non solo le denunce, i danni conseguiti. E poi naturalmente noi, con il tavolo che abbiamo avuto la conferma che si aprirà, troveremo tutte le soluzioni, le varie conciliazioni per i risarcimenti di danni conseguiti. Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha imposto al Comune di Roma di riacquistare l'intero pacchetto azionario della Centrale del Latte di Roma entro 60 giorni e di risarcire con 8 milioni di euro più interessi Latte Sano. I dettagli nel servizio di Laura Muzzi. Il Comune di Roma dovrà riacquistare l'intero pacchetto azionario della Centrale del Latte di Roma entro 60 giorni e risarcire con 8 milioni di euro più interessi Latte Sano. È quanto ha stabilito la seconda sezione del TAR del Lazio con la sentenza 4982 del 2011, depositata il 1 giugno 2011, accogliendo in parte i ricorsi per ottemperanza presentati da Ariete Fattoria Latte Sano, che nel 1998 era in lizza per l'acquisto della centrale, e dal Comune di Roma contro Parmalat. Come reso noto in un comunicato della Parmalat, il TAR del Lazio ha preso atto delle precedenti decisioni dello stesso TAR e del Consiglio di Stato che avevano dichiarato la nullità degli atti di dismissione della centrale del latte da parte del Comune di Roma in favore di Cirio S.p.A., successivamente acquistata da Parmalat, ma ha dichiarato inammissibili per difetto di giurisdizione le domande intese al sequestro conservativo delle azioni intestate a Parmalat, nonché all'emanazione di un ordine di restituzione del pacchetto azionario in favore del Comune di Roma. Ogni questione sul punto resta di competenza del giudice civile, al quale Parmalat, con atto di citazione del febbraio 2011, ha chiesto di accertare la proprietà delle azioni per averle comunque acquistate in base a titoli successivi alla dismissione delle azioni stesse da parte del Comune di Roma, indipendentemente dalla dichiarazione di nullità sopravvenuta di tale dismissione. Entro 60 giorni il Comune di Roma dovrà quindi attivare le procedure per riacquistare la titolarità del pacchetto azionario di controllo della Centrale del Latte di Roma. Il TAR ha anche stabilito che una volta riacquisito il pacchetto di maggioranza della centrale, il Comune di Roma non sarà obbligato a indire una nuova gara per cedere la centrale, ma potrà scegliere come disporne nel pubblico interesse. Il Tribunale Amministrativo ha infine ordinato al Campidoglio di pagare ad Ariete Fattoria Latte Sano un risarcimento del danno in via equitativa di 8 milioni di euro più interessi. Se il piano di sicurezza antincendio di un albergo non è efficace, si dovesse verificare un incidente all'interno dell'edificio, il responsabile è comunque il direttore dell'hotel. Vediamo perché nel servizio di Ivano Stapciuk. La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 22334, emessa dalla quarta sezione penale il 6 giugno 2011, ha condannato per omicidio colposo il legale rappresentante e il direttore di un hotel che non avevano predisposto e rispettato un piano di emergenza in caso di incendio. Con l'esame dei ricorsi presentati dal Tribunale di Roma, gli ermellini di Piazza Cavour hanno confermato la condanna per omicidio colposo proprio a carico delle due persone,
che appunto non avevano predisposto piani adeguati. La vicenda riguarda la morte di 3 turiste, ospiti di un albergo romano nel quartiere Parioli, causata da un incendio provocato dalle 2 cittadine americane. Le donne, rientrate in hotel la mattina del 1 maggio del 2004, avevano svuotato il posacenere nel cestino porta rifiuti e alla vista delle prime fiamme erano fuggite senza dare però l'allarme. Una delle 3 turiste era morta a seguito di un disperato tentativo di fuga, mentre le altre 2 si erano rifugiate in bagno cercando di sfuggire alle fiamme, un comportamento per cui le donne sono già state giudicate, ma che, secondo i giudici, nella sostanza non cambia la posizione dei responsabili dell'albergo, che sono stati condannati entrambi in primo ed in secondo grado dal Tribunale di Roma per non avere predisposto un adeguato piano antincendio e per aver omesso di vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza. Innanzitutto, la misura che prevede la presenza sul posto del personale addestrato per affrontare l'emergenza, un compito che sarebbe spettato alla direttrice dell'hotel, la quale aveva il dovere di predisporre nelle 24 ore dei turni per la rotazione del personale qualificato per vigilare sulla sicurezza dell'albergo. La Suprema Corte respinge poi con decisione il tentativo dei ricorrenti di addossare le responsabilità delle 3 morti all'inadeguato comportamento dei dipendenti in servizio e dagli errori compiuti dalle vittime. Secondo i giudici della Cassazione, infatti, la morte della donna, con un adeguato piano antincendio e con le dovute accortezze, si poteva evitare. E alcuni giorni fa a Roma è stato presentato il Libera Benzina Day per pubblicizzare la raccolta di firme a favore di un progetto di legge che mira a liberalizzare il mercato degli idrocarburi. Giovanni Pizzocolo. È stato presentato a Roma il Libera la Benzina Day, un'iniziativa nata per sponsorizzare un progetto di legge che mira a ridurre i costi del carburante attraverso la liberalizzazione del mercato all'ingrosso e della fornitura al consumatore. Presidente, qual è l'importanza di questa proposta di legge? Beh, questa proposta di legge sulla quale convergono consumatori, parlamentari di tutti i gruppi, di tutti i partiti politici, grande distribuzione, ha il merito di rompere la filiera e di riconsegnare un prezzo trasparente nelle mani dei cittadini, che da domani potranno avere anche sotto casa il prezzo più basso che oggi non hanno, perché i gestori sono vincolati ad acquisto in esclusiva a un prezzo imposto dalla compagnia petrolifera. Il motivo dell'attuale prezzo degli idrocarburi non è solo da imputare a IVA e accise statali, ma anche a una vera e propria speculazione e ad una legislazione che spesso consente alle compagnie petrolifere di monopolizzare anche il mercato della distribuzione. Non è possibile che ci sia il prezzo della benzina allo stesso prezzo di quando il petrolio quotava $147 e oggi quota 100. E poi bisogna appunto avere una liberalizzazione nella distribuzione che possa permettere, ma così come si fa in Francia, in Germania, che si possa avere la possibilità di una maggiore concorrenza e quindi spuntare prezzi inferiori. Per una famiglia italiana l'automobile costa in più solo per i carburanti €260 all'anno e se poi calcoliamo anche i costi indiretti che i carburanti determinano nel nostro paese si arriva ad oltre €400. Non se ne può più, bisogna mettere mano, bene e plaudo quindi a questa iniziativa di liberalizzazione del settore. Diversi i punti su cui si cerca di intervenire per ridurre i costi. Uno dei più interessanti è quello riguardante le cosiddette pompe bianche. Di fatto l'apertura del mercato consente che più operatori intervengano, quindi ci sarà un acquirente unico che fisserà, acquisterà il prodotto alle migliori condizioni possibili e lo riceverà alle migliori condizioni possibili, quindi un po' come succede nell'energia elettrica, che si sa qual è il prezzo fissato a livello nazionale e a livello internazionale e quali possono essere le ricadute. Questo apre la concorrenza ovviamente. A sostegno del progetto di legge sono già state raccolte 450.000 firme sulle 500.000 necessarie. Ed è facile capire come mai il progetto goda di un così grande successo a livello popolare. Ridurre i costi della benzina significa infatti risparmio concreto per tutti. È stato quantificato quanto potrà essere il risparmio per i consumatori? Se le condizioni di mercato rimarranno queste, noi immaginiamo che ogni litro di benzina su tutti gli impianti possa costare fra i 6 e gli 8 centesimi al litro in meno.